È stata la giornata dei pareggi, la prima del girone di ritorno nel girone C, appunto, della terza categoria, uno dei due gironi della delegazione di Catanzaro. Hanno pareggiato tutte le squadre tranne il Marca, che è andato a vincere a Serra Stretta 3-1 e che quindi consente alla squadra lavetina di avvicinarsi alla testa della classifica. Una classifica in testa che è diventata interessantissima in quanto ci sono ben 5 squadre, le prime 5, d'altra parte, nello spazio di 4 punti. Due sono le capolista in questo momento, Excalibur e Conflenti. L'Excalibur non è andato al di là del pareggio casalingo contro il Girifalco, un Girifalco che addirittura era andato in vantaggio con Zaccaria al 21esimo, poi è stato raggiunto dal rigore di Arcuri al 35esimo. Quindi un 1-1 finale per questa capolista, che attualmente adesso rimane in compagnia del Conflenti. Anche in questo caso un compareggio il casalingo con il Maida per il Conflenti, che addirittura è riuscito a andare sulla possibilità del 2-1, ma poi Butruce del Maida al 95esimo ha raggiunto il pareggio. Anche l'altra squadra che si trova nella zona alta della classifica, appunto il Mac 3, è stato fermato sul 2-2, quindi ben 4 2-2 in questa 12esima giornata, quindi prima del girone di ritorno, come dicevamo, a Coringa. E l'ultima squadra del testo della classifica, il Belvedere, invece anche in questo caso, ripetiamo, è andato in trasferta a pareggiare a Longobardi, e anche in questo caso un 2-2, quindi 5 pareggi, 4 per 2-2, una sola vittoria in questa prima giornata di girone di ritorno.